quello che non sono riuscito a fare. E quindi è un paragrafo che si intitola Appunti per un dizionario universabile. Amore, sostantivo maschile, deriva da amore con l'alfa privativa, senza more. Indica una situazione di mancanza di neri frutti di bosco, derivato dal verbo amare, che indica il gusto delle more mancanti. More può essere anche una lontana significazione napoletana. More. In quel caso il significato può essere amore, senza colui che muore, attributivo romantico, oppure ah, more, ecco, lui muore, riflessione constatativa. Più ancora ne viene spesso segnalata la derivazione anglosassone, in cui more, more, si traduce con più. In questa ipotesi, amor vuol dire senza più, privativo luttuoso. Particolare la specifica nobiliare attribuita alle regine dell'Alto Medioevo. Amo, re. Allora, ciao, ci troviamo qui all'Auditorium Petruzzi dopo lo spettacolo di Ivan. Innanzitutto, ciao Ivan. Ciao. Ti bombardo subito con qualche domanda. Allora, perché nei tuoi spettacoli porti la canzone e la poesia, due diversi linguaggi che però tu riesci a mixare, secondo me, molto bene, se ce lo puoi argomentare? No, io sono contento che tu dica diversi linguaggi perché quando scrivo una canzone e quando scrivo una poesia sono per me mondi completamente diversi. Il fatto è che anche le canzoni che scrivo tra di loro sono molto diverse e le poesie, anche se hanno una matrice comune, per me sono molto diverse. Quindi a me piace, quando faccio uno spettacolo, metto su un reading, un qualcosa, lavorare sull'assenza di noia, sorprendermi e stupirmi a mia volta. Quindi il bisogno è quello di mantenere sempre un'identità che è la mia, che sono quello che scrive le poesie e le canzoni, ma di spaziare il più possibile in ambiti, comunque adiacenti. Quindi per quello metto canzoni e poesie che, ti ripeto, per me, anche se partono dalla scrittura, a volte le canzoni scrittura musicale, a volte anche solo testo, hanno una struttura completamente diversa. Però messe vicine, secondo me stanno bene, soprattutto una questione di gusto, diciamo. Ma come genere, come lo, è brutta questa parola, cioè se lo vogliamo categorizzare, questo tipo di spettacolo, no? Mi ha fatto pensare un po' al teatro canzone, però in realtà non è teatro canzone quello che hai fatto, perché la poesia è l'elemento, cioè è importante come presenza. Come lo configuri? Cioè può essere un nuovo esempio, un nuovo genere? Ma guarda, io in generale tendo a definirlo canzone teatro, al contrario quando faccio i concerti, perché più che essere teatro e canzone, un po' come faceva Gaber, ibridando le due cose, queste sono canzoni che hanno già una teatralità interna e quindi tendo a mettere in primo piano le canzoni. Poi si può chiamare poesia teatro, si può chiamare in diversi modi, io non riesco a definirlo esattamente. E più che preoccuparmi di definirlo, sto cercando invece di aprirlo sempre più e di non ghettizzarlo in un genere. Quindi io tendo a considerare concerti e reading senza dargli particolari specifiche. Quindi l'essere cantautore quindi può essere la giusta sintesi in questo Sì, cantautore per perché contiene anche la parola autore, quindi cantante, autore, cantautore è una parola abbastanza piena di significati. te? Dei tuoi diversi progetti, tu hai anche pubblicato due libri di poesia rispetto chiaramente a diversi lavori discografici prettamente musicali, no? Di canzoni. Cosa ti ha dato? Qual è il progetto che ti ha dato di più? È una domanda un po' stupida che ti faccio, però se c'è quello che ti Guarda, ha dato più soddisfazione. ti posso dire, ancora il progetto discografico vero non esiste perché ci sto lavorando, ho fatto degli EP, ho fatto dei demo che comunque hanno girato e mi hanno fatto molto piacere. I libri sono stati una sorpresa per me perché comunque è stato il primo prodotto che si è mosso grazie a Gorilla Sapiens Edizioni da solo e quindi per la prima volta ci sono state delle persone che leggevano le mie cose distanti da me, che io non vedevo. Un primo distaccamento dalle persone che invece sono sempre state vicine, le persone che mi seguivano. E quindi è stata una prima grande soddisfazione anche vedere le mie cose che giravano indipendentemente da me. E
Poi sul disco non ti so dire perché ci sto lavorando, lavorarci mi dà tanta soddisfazione, piacere e curiosità, quindi su quello aspetto di pronunciarmi. Sicuramente l'EP e le cose che ho fatto finora ancora non sono a livello del libro come soddisfazione. Ah, tu quindi in questo modo, come dire, sei un ottimo promoter della poesia in questo caso, che non resta ghettizzata, se possiamo dire così, sul libro, ma che viene anche letta ad alta voce. Quanto è importante quest'oggi che si esca dal libro scritto e si dia importanza alla parola, che per te nello spettacolo è determinante, ovviamente. Secondo me è necessario in generale dare attenzione alla parola. Infatti adesso si tende, forse ultimamente si sta smettendo di dire che la poesia è un genere morto, però la parola è importante e la poesia, quello che ha rovinato la poesia, quello che ha rovinato il teatro e tante altre cose, è la cattiva poesia e il cattivo teatro che si sono diffusi a macchia d'olio senza autocritica da parte di chi ci lavora e di chi propone cose, perché la poesia in sé e il teatro sono cose, dico anche il teatro perché faccio anche teatro, sono cose attualissime e potentissime che portano un'attenzione particolare alla parola e che secondo me lette hanno un impatto, scritte ne hanno un altro, quindi diventano addirittura multifruibili. Ok, se possiamo concludere questa intervista, innanzitutto ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i tuoi progetti con i tre versi più belli del repertorio, che può essere a questo punto poetico o musicale, di Ivan Talarico. I tre versi più belli. Ma forse quelli che mi suggestionano di più sono quelli che sono in chiusura di Sei Partita, che fanno... aspetta, non ce l'ho qui. Ci deve essere un posto dove si incontra chi è lontano. Ci vediamo lì stasera dopo cena. Ho molte cose da dirti e poca voce. Vieni sola e senza addio. Grazie Ivan. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.